Buon pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova puntata di Punto Sport. È tornato il sorriso tra i tifosi del Bari dopo i due ceffoni, sonori ceffoni, subiti con Livorno e Vicenza. Sabato pomeriggio con il Lanciano è arrivata una convincente vittoria della squadra di mister Nicola e chissà che proprio con il Lanciano, proprio come avvenne nella passata stagione, cominci quella rincorsa verso le zone alte della classifica che nella passata stagione portarono a un passo dalla finale per la Serie A. Di questo parleremo con Salvatore Guastella che come al solito ogni lunedì è qui con noi. Buongiorno. Opinionista, vecchia bandiera del Bari, grande conoscitore di calcio. Salvatore, in anteprima ti chiedo, è un Bari che può rassicurare i tifosi in vista delle prossime partite di cui parleremo fra poco? Ma se gioca così, buongiorno innanzitutto, se gioca così sì, finalmente il Bari ha fatto la cosa più normale che c'è da fare in queste categorie, cioè la palla da essere un oggetto misterioso, un UFO che volava da una parte all'altra è atterrata finalmente a terra, appunto, e si sono viste cose che senz'altro sono nelle corde di questa squadra, in virtù anche del fatto dei giocatori che stanno in rosa, perché se tu c'hai Bellomo, Donati, Galano, se c'hai anche Boateng, abbiamo visto con piacere, e questi non vengono innescati con palla al piede, invece la palla è sempre in aria, è chiaro che oltre a vedere delle pessime azioni e vedere poco gioco produttivo, è chiaro che non sfrutti neanche le qualità di questi giocatori che ho citato, senza contare quelli che sono fuori in questo momento. Quindi ieri sabato, il Bari ha, come si suol dire, ha preso due piccioni con una fava, nel senso che ha raggiunto finalmente, ha conquistato i tre punti e soprattutto l'ha fatto attraverso una prestazione convincente. Chiaro, non è che adesso è diventato di colpo il Real Madrid o chissà che cosa, però ha finalmente messo in pratica le basi elementari del calcio giocato bene, quindi palla a terra che con transizione tra i reparti, senza che nessuno sia stato scavalcato tranne in un paio di rare occasioni, e quindi si è intravisto di nuovo una bella partita, ripeto, condita anche dai tre punti che non fa male, certo, con un avversario di tutto rispetto, perché il Lanciano aveva 37 punti ed era un attacco di quelli che in qualche modo impensierisce le difese avversarie, e la nostra difesa, per citare un altro reparto, non ha praticamente subito un tiro in porta se non all'88esimo, 89esimo con Turchi, credo, un tiro insomma della disperazione. Ci riproviamo, abbiamo voluto titolare un titolo benaugurante naturalmente sulla scorta di quello che dicevamo poco fa a proposito della remontata della passata stagione, ma questo naturalmente è solo un assaggio di questa puntata. Stiamo parlando del Bari, ma nella seconda parte spazio come sempre ai campionati dilettantistici regionali, parleremo di eccellenza, promozione, prima categoria, spazio anche all'hockey, abbiamo davvero tantissimo da dire, allora direi di sentire le parole a caldo di mister Nicola subito dopo Bari-Lanciano, una prima parte che commenterei con te Salvatore e poi sentiremo anche Galano, Boateng, abbiamo davvero tanta roba oggi. Stasera sono contento perché chiaramente quando tu metti la partita sui binari del doppio vantaggio, come vediamo per tutti, è difficile per tutti recuperare e ribaltare, quindi non è che solo accade a noi, accade a tutte le squadre in generale. Stasera secondo me c'erano le condizioni per poter provare nuove soluzioni, perché unire il gioco magari delle tre punte che avevamo nel 3-4-3 con quello dei tre centrocampisti che utilizzavamo magari nel 3-5-2, rinunciando a un uomo dietro, e secondo me ne è nata una bella gara, una gara soprattutto con lo spirito giusto, con l'atteggiamento, l'attenzione giusta e occupando il campo in maniera molto, molto ordinata. È vero che forse il Lanciano per me, pur essendo allenato molto bene, non è il Vicenza come qualità, e anche nell'interpretazione del suo 4-3-3 il Vicenza secondo me è molto più ostico, molto più abile a chiudere i reparti, ti fa giocare poco.
Vediamo le prossime partite, perché poi secondo me la continuità sta nel tempo. E allora un mister Nicola che fa l'analisi della partita, adesso sentiremo anche un'altra parte dell'intervista realizzata per noi da Filippo Luigi Fassano. Ti convincono queste parole, Salvatore? Ma io credo che lui non è da queste parole, sinceramente, io intravedo una possibilità di ritornare al vecchio, perché non mi sembra pienamente convinto di quello che è accaduto, e questa cosa sinceramente non mi fa piacere. Non perché, è benaugurante, secondo no, te. Ma soprattutto perché io credo che la gestione Nicola, questa sia la prima partita intera, quindi 90 minuti giocati bene. Io mi ricordo solo forse un tempo col Trapani della gestione Nicola, e basta, e ci metto dentro il 4-0 col Frosinone. Ti ricorderai che dissi che fino al 2-0 per il Bari ci sono stati sì i veri due gol, c'erano stati i due gol del Bari, ma tutto Frosinone gol in mezzo, di episodi, diciamo. Esattamente, sì. Quindi non lo so, è chiaro che lui si lascia giustamente aperta ogni possibilità, però mi sembra quasi che in queste dichiarazioni ci sia si intravede che lui voglia ritornare, se è il caso, di ritornare al 3-5-2, che poi non è un 3-5-2, in realtà è un 5-3-2, perché noi abbiamo regalato spesso con i Calderone e Sabelli finti esterni alti, sì, in realtà erano più difensori, spesso regalavamo un uomo nella zona più nevralgica del campo, che è il centrocampo. Invece così Sabelli appena fa 20 metri e diventa il quarto del centrocampo, idem per Calderoni. E poi quindi e lì creiamo superiorità numerica, cosa che invece nelle altre partite non abbiamo mai fatto. Eravamo costretti a questi lanci, ripeto, lunghi, che non portavano a nulla. Io mi auguro che sia i giocatori, sia il risultato e le prestazioni facciano abbandonare definitivamente a Nicola con la voglia di ritornare al 3-5-2. Allora facciamo così, adesso ti faccio sentire un'altra parte dell'intervista realizzata da Filippo Luigi Fassano a mister Nicola, dove entra un po' più nel merito proprio della tattica, magari chissà ti convinci un po'. Sentiamo, sono curioso. L'occupazione del campo di un 3-5-2 ti porta a perdere un pochino più di tempo, se non sei molto abile tecnicamente, ad avere questo tipo di palleggio, perché ti mancano gli appoggi esterni. Con un 4-3-3 o un 4-2-3-1, che sono i due migliori modi di occupare gli spazi, sicuramente sei più agevolato. Ma io non ho mai chiesto alle mie squadre di calciare la palla in avanti tanto per calciare, e le mie squadre hanno sempre giocato bene. Beh, una clip che però... dici? Beh, se non ha mai chiesto ai suoi di calciare la palla, cosa che non vedo perché non debba credergli, il fatto che invece come unico risultato era quello vuol dire che erano in difficoltà, e quindi devi cambiare, cioè se, certo. No, se attraverso le tue indicazioni non riescono i giocatori, non passa il messaggio a quel no punto, ma più che altro non riescono a mettere in pratica le tue indicazioni, vuol dire che c'è qualcosa che non fa, che quindi devi cambiare. Siccome il risultato è sotto gli occhi di tutti, perché ogni tifoso ci aveva anzi anche qualche diavolo per capello dopo Vicenza, ma non tanto per la sconfitta, perché la sconfitta ci può stare, certo, nel calcio, ma per come è maturata. Bravo, per come è maturata, quindi senza idee, senza, certo, gioco, senza, certo, aver mai impensierito l'avversario. È chiaro che adesso invece sabato i tifosi erano contenti a prescindere dalla vittoria. È chiaro che la vittoria ti fa essere contento perché la tua squadra fa punti, ma perché c'è modo, perché, e modo di vincere, perché è arrivata appunto attraverso un bel gioco. Vero. Adesso il calendario propone un tris di partite molto interessanti, perché sabato prossimo c'è la trasferta a Modena, poi però il Bari dovrà giocare subito martedì sera insieme alle altre naturalmente contro il Catania, e l'altro sabato successivo alle 18, porta anche bene questo orario, giocherà contro l'Avellino. Modena a parte, due partite, quelle con Catania e Avellino, che furono vinte con 7 gol all'attivo, se non ricordo male. Sono altri tempi, sembra preistoria, o è possibile con questo calendario ipotizzare un filotto di risultati in grado di
riportare un po' più in alto il Bari, visto che con la vittoria con il Lanciano abbiamo visto, abbiamo rosicchiato qualche punticino sulla zona interessante. Io rifuggo l'idea di guardare la zona bassa, mi piace sempre guardare in avanti ed effettivamente ci sarebbero i presupposti per poter essere quantomeno più ottimisti rispetto a dopo Vicenza. Allora, io mettiamola così, il Bari di fatto per me è iniziato un campionato proprio con il Lanciano, perché mi auguro, ripeto ancora una volta, che Nicola mantenga questo assetto tattico. Si è avviato ad attraversare il fiume, noi eravamo nella sponda di qua, del fiume, con le acque un po' limacciose, un po' tempestose. Adesso siamo in mezzo al guado, la classifica dice che noi siamo a 3 punti dalla sponda, esatto, diciamo pericolosa, a 4 dalla, esatto, sponda dove vogliamo entrare. Eravamo a più 1, esatto, meno 6, quindi la vittoria. Esatto. Quindi siamo ancora appunto in mezzo al guado del fiume e per raggiungere l'altra sponda devi fare dei passetti in avanti che avvengono attraverso delle o dei passi belli lunghi, vittorie, o passettini, pareggio. Cosa voglio dire? Che la famosa continuità che si deve dare a una squadra dei risultati, le partite che non puoi vincere facendo di tutto non li devi perdere adesso. Certo. Deve approdare nell'altra parte del fiume, della sponda, quella buona, quella bella, un po' meno, più serena, e per fare questo devi fare risultati. Modena è uno scontro diretto in questo momento, certo, di fatto, perché fare risultato a Modena significa tenerlo lì dietro, è un tuo, tra virgolette, in questo momento diretto concorrente, certo. Poi giochi in casa con il Catania, che è vero che in un momento molto molto difficile, ma la rosa del Catania è di tutto rispetto. Quindi e all'andata giocavamo con un Catania, esatto, di Serie B, con i resti. Con il Catania B, diciamo. Bravo, così, mancavano tra 12 qualifiche, mancavano 12 titolari. Appunto, ricordo. Quindi non, ovviamente non ne terrà conto nessuno, però non crediamo che il Catania, nonostante la classifica dica il contrario, sia un avversario. Si può svegliare in qualsiasi momento, perché? Perché hai giocatori che hanno colpi, qualità, e quindi bisogna assolutamente affrontarle come tutte le partite, da qui alla fine, come se fosse una finale. Quindi queste due partite in così pochi giorni, secondo me, sono fondamentali. Dovessimo riuscire a fare quello che è riuscito a fare il Vicenza non più di sei giornate. Siamo a 5 vittorie adesso. Esattamente, il Vicenza ha 5 vittorie e un pareggio. Ed è lassù. Ed è terzo, in coabitazione, quarto, adesso non vedo la classifica, sì, terzo, quarto in qualche modo. Sì. Però, ripeto, il Bari può, senza, ovviamente stando con i piedi per terra, fare spenti, pedalare in assoluto silenzio, eccetera, però con qualche passettino per volta può spostarsi nella parte sinistra, nella parte sinistra della classifica e ovviamente può spostare i suoi obiettivi primari, questo, che non sembrano essere più solo la salvezza. Questo significa poi muovere, no? Tutto un indotto fatto anche di tifosi, fatto di entusiasmo, il tifo, insomma tutto il bello della passata stagione, che poi è stato un po' magico, peccato solo per quel finale. Tra i giocatori a cui faceva riferimento Salvatore, immagino che tu pensassi anche a Cristian Galan, un giocatore che si era un po' perso per strada, sembrava dovesse abbandonare abbandonare Bari nella... Ma non è un caso che col 4-3-3 si è ripreso a vincere e a giocare bene, esatto, cioè, sarà una coincidenza? Non lo no, so, no, io gli darei una riprova. Stavo appunto per dire questo, ed è un giocatore che, nemmeno a farlo apposta, è ritornato al gol grazie anche a una ottima prestazione di Boateng. Allora sentiamo Cristian Galano, finalmente sorridente, al microfono di Filippo Luigi Fasano. È un gol importante soprattutto per me, perché mi dà fiducia e per la squadra, che se lo merita, perché oggi era l'importante, era l'atteggiamento, quello che non si è visto nelle ultime gare, e oggi dovevamo mettere quello in campo. È stato uno spirito di squadra, tutti ci siamo aiutati e il risultato si è visto. In panchina non c'erano alternative per ruoli di attaccanti esterni, eppure bisognava dosare le forze, eppure Nicola ha chiesto a Cristian Galano di giocare più volte senza palla, di insistere, di buttarsi negli spazi. Sì, sì, il mister mi ha chiesto anche senza palla, io l'ho fatto e ho aiutato la squadra perché dovevo aiutarla, e poi quando c'avevo palla dovevo aiutare i compagni, perché c'avevano bisogno anche loro di buttarla dentro ogni tanto, tipo Ebagua, Boateng, che oggi ha fatto una grande partita.
E questo era Galano, sicuramente la freccia in più all'arco del Bari, ma chi ha davvero impressionato sabato è stato uno proprio degli ultimi arrivi, Boateng, che questa mattina era a Bitonto insieme ad altri compagni, al vicepresidente della società Romeo Paparesta, che sta portando in giro il progetto nelle scuole legato al rispetto delle regole, insomma un progetto sicuramente positivo per reclutare i tifosi del futuro, in fondo, perché saranno loro i tifosi del futuro. Allora sentiamo che cosa ha detto al microfono di Francesco Paolo Cambione Boateng, non a caldo ma con qualche ora di riflessione dopo la partita con il Lanciano. Io ho visto Galano che mi tagliava dietro, quindi quando sono arrivato sul fondo ho immaginato che dandola dietro poteva essere nella posizione giusta ed è andato bene. È stata un'emozione grandissima e sentire il pubblico che il boato del pubblico mi spingeva ancora di più a dare il massimo. Penso che ogni pedina della squadra punti alla titolarità, io darò il massimo e se il mister mi confermerà sarò pronto a cogliere un'altra occasione. Salvatore, parla come gioca Boateng, gioca bene e parla benissimo. Sì, perché insomma è scritta all'università, quindi apre qualche libro di testo oltre a rivista, qualche giornale, quindi si vede anche da come si esprime, ma questo è un piacevole contorno, la sostanza è che abbiamo visto un giocatore che può diventare, forse lo è già diventato, un beniamino del pubblico perché ha grande qualità, salta facilmente l'uomo, crea sempre superiorità numerica, prende falli, fa salire la squadra, crea pericoli, insomma quello che deve avere un giocatore determinante, e lui lo è perché credo che farà qualche gol, ma soprattutto farà in modo che i suoi compagni possano metterne a segno diversi, perché mi sembra parecchio dotato. Però adesso è una partita, è una rondine, come si vuol dire, non fa primavera, non voglio citare frasi fatte, però aspettiamo, però se le qualità sono quelle che abbiamo visto, chiaramente è un giocatore importante. E allora, in attesa dello stormo di rondini a partire proprio da Modena, noi ci separiamo davvero per qualche minuto. Nella seconda parte, grande spazio ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria, l'hockey, con tutti i gol di giornata, restate con noi.